primo piano, interno 2. Tempo una decina di giorni e le prime 57 famiglie del Rione De Gasperi a Ponticelli avranno finalmente una casa dignitosa. Sono i primi nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica realizzati nell'8N di via Attila Sallustro, completati e assegnati questa mattina mediante sorteggio ai nuclei familiari che ne hanno diritto. La convocazione è per le 9.30 negli uffici del Servizio Demanio e Patrimonio di Piazza Cavour. In ordine alfabetico, i legittimi assegnatari precedentemente censiti sono stati chiamati ad estrarre da una busta gli alloggi ordinati in base alla quadratura. Case da 83, 104, 120 e 121 metri quadrati, distribuite in 10 palazzine e attribuite secondo la grandezza del nucleo familiare. Sono stati convocati 57 persone che con una commissione da loro stessi proposta, con la sorveglianza degli uffici comunali, di tutti i funzionari e della Polizia Municipale ed un sorteggio, procederanno all'abbinamento. Quindi ciascuno saprà qual è la propria casa e si smuove una dinamica storica nella quale va coniugata trasparenza, difesa dei deboli, legalità. Sono centinaia le famiglie del Rione De Gasperi che da oltre 50 anni vivono in case dai bassissimi requisiti strutturali ed edilizi e sperano in una sistemazione migliore. Dopo le prime assegnazioni realizzate in attuazione al piano di recupero urbano di Ponticelli, il Comune di Napoli procederà a breve alla consegna dei nuovi immobili, dando priorità alla presenza di soggetti con disabilità, ai nuclei familiari numerosi e all'età del titolare dell'assegnazione. Abbiamo due aree, una da 57 alloggi oggetto degli abbinamenti di stamattina, poi abbiamo l'area da 101 alloggi che sarà, come dire, saranno abbinati nelle prossime settimane e poi abbiamo in completamento altri 52 alloggi che gli ACP stanno completando. Finita questa tranche di 210, la programmazione del Rione De Gasperi riprende in un altro ambito di Ponticelli, perché nel frattempo si è modificata la legge, ci sono le prescrizioni per la zona rossa, difendiamo questi stanziamenti presso la Regione Campania che è molto scettica sulla realizzazione dei PRU e dopo lunghi anni non vuole rifinanziarli, quindi si va avanti qui, si va avanti a Soccavo, si va avanti con le vele e i censimenti delle vele che tra poco produrranno la consegna delle case, si riprende via Cupa Spinelli, si riprenderà Soccavo, si consegna Pianura. Napoli cammina, un lavoro enorme, tante discussioni nel corso dei due anni, ora siamo dotati dei mezzi, degli strumenti, dell'organizzazione, sembrerà strano ma adesso arrivano i risultati. Il trasloco nei nuovi alloggi di via Sallustro sarà effettuato con l'ausilio di personale della Polizia Municipale per scongiurare il rischio di occupazione.